una tavola rotonda di esperti per il rilancio dello sport, ma anche dell'intera società post-Covid, ma soprattutto, e non bisogna dimenticare, anche una collaborazione sinergica multidisciplinare che dovrà coinvolgere diversi attori sociali. Tutto questo è Return to Play, Return to Fly, ovvero il convegno che sarà in programma nella data di domani presso la sala eventi del Museo Archeologico di Napoli, che è stato promosso dal direttore del Centro di Medicina dello Sport, il dottor Maurizio Marassi, che è qui con noi per presentarci questo importante ed imperdibile convegno. Dottore, buongiorno, grazie per essere buongiorno qui con noi. Grazie a lei. Dunque, Return to Play, Return to Fly, to Life, in realtà presuppone alla base un messaggio molto importante, ovvero una tavola rotonda per rilanciare il messaggio dello sport, ma non solo lo sport, anche l'intera società che deve essere attore protagonista in campo, anche perché ritornare a fare sport, dottore, vuol dire sicuramente ritornare alla vita. Ma il problema è che spesso lo sport viene visto come il calcio delle grandi squadre, come lo sport di alto livello, mentre invece lo sport che considero io e che consideriamo noi di questo gruppo di persone che dopo vado un attimino a illustrare è lo sport che serve ai bambini, agli anziani, e quindi è un po' quello che noi usiamo dire lo sport medicina. Domani ci sarà un incontro dove noi analizzeremo un po' il momento difficile per le palestre che sono state chiuse, momento difficile per le persone che hanno avuto nel lockdown un momento che sicuramente non ha migliorato la loro condizione organica, e quindi presentiamo una forma di assistenza che va ai giovani, agli anziani, agli atleti, ai genitori, alle società sportive che in questo momento devono ripartire. Quindi presentiamo sia una parte sanitaria, dove insieme a me ci saranno una serie di specialisti di varie branche mediche che hanno una precisa conoscenza dello sport, perché una cosa è la medicina in genere, una cosa è la medicina applicata allo sport, e poi una serie di professionisti che possono dare una mano alla ripartenza, perché chiaramente le società che hanno avuto lunghi periodi di chiusura e che hanno delle difficoltà possono essere aiutate in tanti modi. Tutto questo, lo ricordavo in apertura, dottore, avviene attraverso una collaborazione, una sinergia multidisciplinare affinché possa esserci una vera ripartenza post-Covid. Però crede che effettivamente possa ad oggi esistere un linguaggio comune tra gli enti e i professionisti che in questo caso saranno chiamati al dovere? Ma diciamo che questo chiamiamolo movimento, ma non è un gruppo di amici, che un po' spinti anche da me abbiamo voluto in tutti i modi ripartire. Questo è un gruppo che lavora già da molti anni e che domani, con la legge del CONI e del Ministero Sport e Salute, farà capire nel territorio campano che lo sport non è soltanto divertimento, ma è un enorme, come dire, ha un enorme significato sanitario. Ecco il motivo per cui domani nella platea ci saranno anche dei tecnici di vari sport che vanno nobilitati, perché oggi l'operatore sportivo è stato anche un po' trascurato, e a mio avviso l'operatore sportivo deve essere considerato un operatore sanitario. Affidare i nostri giovani a un tecnico o i nostri anziani o coloro che devono ripartire dopo una patologia. Lo sport è utile anche per coloro che hanno delle patologie come gli infarto del miocardio e altre cose. Purtroppo noi dobbiamo portare un discorso di cultura, e lo faremo attraverso anche la presenza di molti atleti importanti, atleti che collaborano col mio movimento e che hanno avuto delle esperienze. Noi parleremo anche di quelli che sono i casi drammatici, delle morti improvvise degli atleti, e questo purtroppo è il motivo per il quale tutti quanti
osservano la medicina dello sport, perché si pensa che la medicina dello sport sia soltanto la valutazione dell'atleta e il lascia passare all'atleta per fare sport. Senta, parliamo di ripartenza, tra l'altro la nostra regia, colgo l'occasione per salutare Salvatore, il nostro regista, mette bene in evidenza, no, questo convegno presentato per l'appunto domani. La pandemia purtroppo ha messo in evidenza quante sono state le fragilità, perché sono stati colpiti dalla pandemia i settori anche più alti, penso ad esempio a tutte le società calcistiche fortemente indebitate, la possibilità di creare una Superlega poi fallita, ma anche lo sport minore è stato fortemente penalizzato, penso a tutti gli impianti, ma anche gli impatti degli stessi che sono stati drammatici. Quindi come trovare adesso una giusta quadra per ripartire serenamente anche da questo punto di vista? Allora, diciamo che il mio slogan di nascita è quello di assistere gli atleti dilettanti come se fossero dei professionisti. Non è giusto che il calciatore di Serie A abbia un'assistenza mentre il calciatore di Serie B, C o promozione non venga assistito. Quindi noi parliamo di assistenza sanitaria di alto livello, tant'è vero che nel mio gruppo ci sono esperti di varie branche mediche che sono di avanguardia. Facciamo l'esempio che molti atleti di alto livello vanno sempre all'estero, vanno sempre fuori Napoli, quando noi sul territorio napoletano abbiamo degli specialisti di alto profilo. Ma questi specialisti sanitari domani ci saranno legali, fiscalisti. Questo che cosa vuol dire? Proprio mi permetta dire, dottore, si potrà cambiare e assisteremo ad una trasformazione anche nel modo di concepire lo sport? Quindi come sarà da qui a in poi lo sport post-Covid? Ma io credo che finalmente nell'ambito dello sport ci sarà il riconoscimento di quella che è l'attività della medicina dello sport. Fino ad oggi la medicina dello sport è sempre stata considerata un modo per avere il certificato. Gli atleti si sono sempre avvicinati al certificato con molta sufficienza, le società l'hanno reso utile soltanto per permettere il tesseramento. Oggi invece noi parliamo di prevenzione, parliamo di tutela dell'atleta, parliamo di collaborazione, parliamo anche di iniziative con le società per far comprendere una serie di formule di assistenza all'atleta. Prevenzione, tutela dell'atleta, tante bellissime iniziative, ma per fare prevenzione è necessario anche, chiedo, inserire lo sport nelle scuole, quindi partendo dai più piccoli, instillando una nuova cultura allo sport. Ma io faccio capo a una decisione che fu presa molti anni fa di abolire il medico scolastico. Oggi i nostri giovani, come primo presidio di prevenzione, hanno la visita medico sportiva, quindi è una visita molto importante che spesso viene sottovalutata o elusa del tutto, perché si è data la possibilità nei nostri diciamo giovani di fare la visita al medico di base, ma il medico di base non ha le competenze, esatto, di poter fare prevenzione, tant'è vero che nel contesto delle mie valutazioni c'è una che è fondamentale, quella della valutazione della colonna vertebrale. Quindi questi ragazzi devono avvicinarsi alla medicina dello sport, i genitori devono rivalutare questo tipo di ambito specialistico, i dirigenti, gli atleti, ma soprattutto i tecnici. Spesso i tecnici non collaborano con noi medici e invece da questo lavoro di equipe fatto dai dirigenti, dal medico, dai tecnici, dal fisioterapista si hanno grandi risultati. Senta, diventa a questo punto essenziale il concetto culturale, il legame tra cultura e sport, perché parliamo in realtà di due facce della stessa medaglia, lo sport è cultura e viceversa. A che punto siamo da questo punto di vista? Bisogna siamo molto indietro, siamo molto indietro. Forma di educazione, siamo molto indietro. Superandi. Siamo molto indietro e io per questo ringrazio voi che avete dato la possibilità a me di questa iniziativa. Perché? Perché con grande superficialità si parla di sport. Domani sottolineeremo il valore dello sport non nell'ambito soltanto agonistico, ma soprattutto nell'ambito del significato. Io ripeto sempre, farmaco per me è sport, sport e farmaco. Un bambino che vuole crescere bene
ha necessità di fare attività fisica, un anziano che vuole conservarsi ha necessità di attività fisica, tutti abbiamo necessità di attività fisica che poi a livello organico ha dei risvolti fondamentali, e questo lockdown che c'è stato è stato di grande danno. Domani io farò anche una piccola critica, perché mentre in alcune nazioni c'è stato uno spazio per poter fare attività fisica, noi a coloro che correvano li abbiamo inseguiti con gli elicotteri della polizia. Questo è un aspetto, ecco, importante che lei ha sottolineato giustamente, lo ricordiamo, in realtà è proverbiale, no? Mens sana in corpore sano, lo insegnavano i nostri antenati, i nostri romani, quindi lo sport è soprattutto benessere psicofisico e può aiutare per appunto dopo mesi di chiusure. E poi non dimentichiamo che c'è anche un'altra questione, perché fare sport vuol dire incidere in maniera minore e meno impattante anche sul sistema sanitario, che è già molto ingolfato in questi ultimi mesi. Si tratta quindi di guardare avanti, possiamo quindi guardare avanti partendo domani da questo convegno e fare oggi affinché lo sport faccia parte del presente, ma soprattutto anche del nostro futuro. Ma io sono sicuramente convinto di quello che lei ha detto, e domani, il passaggio di domani è per esaltare, per sottolineare le professionalità che ha Napoli e la Campania, che spesso vengono sottovalutate. Grazie, bellissimo intervento, ricordiamo l'appuntamento per il convegno di domani, Return to Play, Return to Life, lo sport post-Covid. Ringraziamo il dottor Maurizio Marassi che ha promosso questo evento e per averci illustrato sapientemente quanto importante sia fare sport da un punto di vista non solo fisico ma soprattutto culturale, di educazione. Grazie di cuore. Io ringrazio lei e l'emittente. Noi ci troviamo veramente tra pochissimi secondi, restate con Mattina Live.